Rosa, sei d'accordo a continuare sulla festa dell'uva, che forse era un argomento gradito, no? Il sindaco, la festa dell'uva, abbiamo fatto la domanda sulla festa dell'uva, che è nata nel 79, circa un anno prima che lei cominciasse la sua esperienza. Cosa ricorda della fondazione? Giusto perché siamo agli inizi, no? Inizia la festa e inizia pure la sua lunga amministrazione. No, ma non si chiama nell'83 è diventato. Tra il 79 e l'83 sono solo 4 anni, non è un periodo allora eterno. Era collegata alla festa della Dolorata. Per fare la festa della Dolorata, praticamente sì, era il periodo dell'uva pronta. E, diciamo, i massimi contadini portavano usanza che andavano per le campagne, facevano cogliono l'uva, non so dove dire, e poi quest'uva veniva messa in piazza e bandita, e chi offriva di più per fare le spese per la festa. Sì, professore, ma questa festa nacque spontaneamente oppure c'è stato un fondatore? Nacque spontaneamente perché poi venivano anche, siccome questa festa veniva anche dalla piana italiana, quando cominciò quest'uva che veniva portata in piazza per venderla, eccetera, insieme a altre cose, pure si passava pure per i negozi, pigliava, e si bandiva, e quei soldi andavano per la festa della Dolorata. La volta c'è stata però nell'86, quando è venuta la RAI, quella fu un'importante conquista per la festa. Sì, la RAI fu la prima volta che c'ero io. Il collegamento con le Repubbliche Marinare. No, quella venne Marta Flavi. Ho visto poco tempo fa, molto impegnata. Poco se ne fa. Marta Flavi con il regista Gregoretti. Che dovevano fare questo filmato, per fare questo filmato di questo uva trasportato. Eccetera, che dovevano andare una manifestazione vinicola non so dove, e poi quello, quando l'ho visto quella manifestazione a sera, l'ho trovato di tutto quello che la giornata intera ha però dopo vista la nostra casa, allora io cercai di diciamo, come si dice, di formalizzarla, una seduta di consiglio comunale, di istituire la sala, come si chiamava, la sala del mondo, con un regolamento che ci dovrebbe stare. Ma quindi già c'era un regolamento? No, il comunale, l'ente feste. Ah, l'ente feste. L'ente feste. Ah, ecco, l'ente sacra si chiama. Consiglio comunale, diciamo che questa sala dovrebbe essere vita sociale, cioè, il comune o di tre rappresentanti, cioè, tu rappresentanti del comune, tu della vita sociale, con regolamento dei carri, e questo dovrebbe essere, e poi c'è sta scritto pure l'ultimo. Breve storia della casa. Ovviamente scrivere tutto questo è importante, perché comunque è un... Mi sono divertito a scrivere quando è stato annunciato per tanto. È l'unico libro insieme a quello di Don Alfredo che parla della storia di Solomone. Questo più... Don Alfredo è, diciamo, più storico, più religioso.
si è allargato sulla storia. Questo è importante. Ed è stato anche per casa, perché in effetti non avevo, c'era mai pensato, no? E quando in una lezione uscì un volantino con una satira, una satira di una festa che c'era stata al comune, eccetera, di cui si parla. La festa di Carnevale. No, la festa a Palazzo Abbamombi. A Palazzo Abbamombi. Grazie per dire questo. Quando tossero la luce. Ma qua dice Palazzo Abbamombi, organizzato da Vergine. Palazzo Abbamombi, sì, è quello vicino a Congreo. La festa la fecero il giorno dopo a Palazzo Ferrigia. La fecero lo stesso la festa. Sì, però lei dice che una